può far bacco. O può far bacco. Così a caso. Non mi dire che è Pavel. Non mi dire che è Pavel. Ma che cazzo è? Maldini? Robert Pires. Non ce famo una pippa. Pepe Reina, Wan-Bissaka, Demiral, Akanji, Theo Hernandez, Anderson, Jordan Anderson, Leon Goretzka, Papu Gomez, Pablo Sarabia, Dario il Pipa Benedetto e Adama Traoré. Questi sono gli 11 titolari. Poi abbiamo Neto, Bastoni, Luke Shaw, Hakim Ziyech, Gundogan, Dembélé e Martial. Questi sono i 18 scelti da Storchi 21, pronti per la nuova sfida. Questa è la prima partita. Ancora una dormita pazzesca. Dormono dietro in una maniera clamorosa. Akanji non è in forma. Febbricitante in settimana. Sono stato negativo al tampone. Pablo Sarabia si spinge in avanti. Vediamo cosa inventa. Messi la mette in avanti. Fratello è pazzesco l'avversario, che va subito in vantaggio. Va sotto un pallone lungo a casaccio. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le Akanji non c'è proprio. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi. Ma nulla è perduto, la partita è iniziata da poco, l'avversario per ora va sull'elio dell'entusiasmo, per un po' si inizierà a preoccupare. Benedetto! Il Pipa Benedetto subito! Prova a riportare i suoi non si è fatto superare. Sotto il Papu, è lui il faro di questa squadra, è lui che deve provare ad accendere la manovra dei compagni. Gundogan, passaggio sulla destra. Gundogan, non capisce il potenziale. Messi, Del Piero riceve in ottima posizione e passa. Occasione. Miracolo di Neto! Mamma mia, due volte poi la fortuna di trovarsi la palla nei piedi del Piero. Non va. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Può provare! Goretzka. L'appoggio sulla fascia. Palla di nuovo verso il centro. Attenzione, palla per il Papu! Accorcia le distanze! E drone, il Papu si accende, come avevamo detto. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire. Non trova spazio e allora gestisce Alejandro Gomez. Il Papu Goretzka per Luke Shaw, che comunque sta facendo una buona partita, si sta facendo vedere molto più di Wan-Bissaka. Palla dentro, Martial di testa all'ultima azione. Bene, ci stiamo riprendendo. Oh, ma che partita di Luke Shaw! In fase offensiva sveglissimo. Scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede. No. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcare. Può colpire! No, dai, ho coperto il palo. Neto, ma questa dormita così. Che caspitarina, ma Akanji proprio. E si riparte con due gol di vantaggio. Sarabia! La riapre, 71esimo. Sarabia! Abbiamo provato. Con gli Uccio poco fa, spettacolo. Uno dei giocatori più rappresentativi e più longevi del calcio. Ha un'energia. Martial! Numerico, doveva rischiare il tutto per tutto. Oh, è rigore lì. Non è lungo, io voglio il VAR. Ma c'è Bastoni in campo. Scatta verso il pallone. Siamo a Mari.
Mira! Da che lo per... Dove va? Marzo, stavi allungando sotto il piede. Scatta verso il pallone. E quindi riceve un bel pallone. Tembe e l'esterno difensore si... Mamma mia. È tutto. L'arbitro dice... Loro buttano la palla avanti a caso. Ma che... Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Dembélé, non puoi essere più lento di Bergomi, non mi fare incazzare. Palla Pablo Sarabia. Mamma mia come si infila. Mamma mia come si infila Pablito Sarabia. Uno palla. Sotto la curva, sotto la curva, sotto la curva, sotto la curva, sotto la curva. E nonostante la pressione della difesa non ha... Tutti i centrocampisti stanno difendendo. La palla gli rimane. Ma no, che la palla gli rimane nella sua piega. Ma a tre partite di giocatore così rifiutano di poter andare a prendere. Show! È l'ombre del partito. Oh! È l'ombre del partito. Dei partito. Eccala. Bella partita. È tutto super plastico. Paperina. Mamma mia. Luke Show. Luke Show! La mette per Adama Traoré. Che contropiede. Colpisce. Questa volta lo zio a papate, patate lo zio, patate. Mamma mia, che giocata! Che giocata! Adama Traoré, che giocata! Oh, 4-2, arriva! Troppo leggero! Un pallone! Ehi signore, questo non è fallo, per lei non mi spiego lo di HG. Questo non può essere fallo, si vergogna. Ma si voleva buttare fuori, signore. Non ne ha, non ne ha più. Non ne ha più. Oh, oh, oh. Oh. Non ne ha più da mirare. Però non è stato buttato. Ancora gioco incredibile questo arbitro. Secondo giallo non arriva. E chi è che la tocca? Il show pazzesco. Ritarda la giocata dell'avversario. Beckham è fantastico. Si vuole fare buttare fuori! Intervento pazzesco. Paperino! Ci siamo, signore. La squadra sta salendo di giro con le fortune. Bene così, alla terza partita. E allora, quarta partita, si gioca contro Casa de Papel. Ovviamente l'avversario è sempre devastante. Noi sempre una squadra de merda. Non potevamo sperare in un tempo migliore per l'incontro di oggi.
sognare, ragazzi. Niente nuvole, cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spirito. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. La famosa curva sud del Milan, un esempio unico di devozione e attaccamento ai colori. Partita già in corso di svolgimento. C'è il tiro al volo. Ed ecco il sollievo. L'occasione sfumata. Chi è che chiude? Luke Shaw, sempre lui il solito. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ibrahimovic. Calcio di rigore regalato su Zlatan. Ma niente da fare. Vanno dagli 11. Ibrahimovic contro Neto. Il tiro dal dischetto, episodio chiave della gara. Comunque Akanji pessimo. Ibrahimovic e Neto neutralizza. Rigore parato. Clamoroso rigore dal dischetto. Calibra un bel pallone. Provano a partire in velocità. Ora Pablo Sarabia. Ottimo intervento. Sarabia Benedetto. Dario Benedetto. Il Pipa Benedetto. 1-0. E segnali. Situazioni come queste le sai sfruttare. Che prestazione sulle quattro partite addirittura. Erroraccio qua di Adamatore. Un altro angolo. Provano a dare continuità alla pressione. Colpisce il pallone. Che ha sbagliato Lukaku. Conclusione sul fondo. Che stava facendo male la mamma. La trazione, risultato in bilico e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. L'azione è già ripresa. Un solo gol di differenza. Palla dentro il Pipa Benedetto. Miracolo del portiere, miracolo di De Gea, miracolo di De Gea. Ha fatto tutto bene, ma con lungo passaggio in avanti. Pablo Sarabia. Show. Pablo Sarabia. Occhio Henderson. Può calciare. E chiudi la Jordan Henderson. Buca il primo. Va a vuoto Pujol. E dai che siamo in positivo adesso. Il Pipa bene. E finisce così 2-0. In positivo di un gol. 6 punti. 2 sconfitte. 2 vittorie. Più 1 differenza in reti. Non male. Non male. Ultima partita. La prossima. Abbiamo assistito oggi. Eccoci qua all'ultima partita. Dai che si può fare. Dai che si può fare il miracolo. Dai che si può fare il miracolo. Non c'è Luke Shaw. Non c'è Luke Shaw. Non c'è Luke Shaw. Anche sull'atmosfera, sulla tribuna. Oh Leon. Leon, non scherziamo con le cose serie. Ma questa è un'azione pazzesca! Usman Dembélé, uno pari. Mamma mia che cosa. Ziyech, calcio d'angolo battuto Ratenga. Buona la palla, rete, Leon Goretzka. 2-1 su questi calci d'angolo, li stiamo macinando. Orribile, orribile. Dove andavo? Prima Benedetto. La negativa positiva. Dembélé, il Pipa Benedetto! 3-2! La negativa positiva! In mezzo secondo! Mamma mia!
vedo bella. No, Anthony Marziale, che cosa fai? Teo, via. Elegante Teo. Assolutamente. Ancora Teo. Arbitro, questo è il terzo o il quarto che fa? E allora? E ha licenza di uccidere? Fa la puntata dentro. Oh, un tiro cross. La chiude. Oh. Una partita. Ha conservato il meglio per l'ultimo. Marcial la chiude, 4-2, 2-0, sono queste le vittorie, dai! Dai, possiamo dire che è andata positivamente questa sfida, lanciata dal Sorchi. Mi sono divertito anche abbastanza. Partita finita, sfida finita. Primo step potrei dire di aver superato. Concentrati nel momento più difficile. Sì, conclude così quindi questa prima first challenge. Questa è la statistica dell'ultima partita. Ricapitoliamo i punteggi. La prima partita la sconfitta è stata per 4-2. La seconda partita sconfitta per 1-0. E poi da lì la risalita di questa squadra, di questa formazione. 4-2 la terza partita, 2-0 vinta la quarta partita. E l'ultima si conclude così, 4-0. Grazie per la visione, ragazzi. Bella, alla prossima. Grazie Luca per avermi affiancato nella...